Incredibile fallimento di Vessicchio, di identità bianconera. La procura di Milano archivia il caso. Archivia il caso, la Coppa Davis, dice Rumbenuca. Archivia il caso. Tutti i soldi buttati dagli Juventini per far... per vedere se riusciamo a trovare qualche... Ma i giudici sono corrotti, c'è corruzione, quel viola l'ha comprato, dobbiamo farli retrocedere, c'è sempre so, facciti che gli do giudici, ci do prefetti, tanto cazzo volete, dalla corte di Cassazione, alla corte d'assese, alla corte suprema, andate dove volete, non caverete un ragno dal buco. E quei canali, Gigetto Juve, sì, sono destinati a scomparire. Quindi già ve lo dico. Fatemi vedere questo punto qua, che bellissima questa partita. Questo qua perché sembra nastro, quindi non plus fun. Andata a palla. Quindi, che è successo? Avete fatto tags, la prorga, tu, tribù rossonere, e poi chi ha fatto i cart là? Siete dei falliti, volete capire? Falliti, non l'Inter che è fallito, voi siete falliti a credere ancora a queste castronerie. E i più falliti sono quelli che vi danno pure i soldi. E credi, gente che ha pagato 29 euro può pigliare raccolta la firma di sta capocchia, che cazzo l'hai fatta a fatando non vini l'intera ne scende chio mo da la sinta in perché l'intera vende allora non si come fate inventare i casmuti 1004 cig i passaporti e fne pizzannanzi che sei un perdente a te risposta a pochi centimetri a posto hanno fatto un break questo berrettina a vedi quindi e secchie, compagnia, voglio bene, altro fallimento dei vostri campi, non sapete chi dove avete attaccato, Marot, quella, la Vingiscritta perché è di Newendel, mostri cinzucchi in banchino, neanche un seme di un indirizzo, però adesso avete preso Diago Motta che c'ha il seme del triplete, chissà, vi posso aiutare a vincere almeno la Coppa Italia, di nuovo quella scorsa. Stidunguai, fallimento. Dovete i vostri video come si chiama abbiamo fallito in toto. Cioè dici, ma come si fugge, come si fugge a fallire miseramente, cioè avete a fallire miseramente, a rubare soldi alla gente, cioè questa gente ha di firma veramente che pensavo che l'Inter facevo l'indagine là, ma che mando cazzo vi dai auli fre sti buffo vi fa traffico di merda. e chi non poteva fare gli Juventini sono proprio i classici che fanno figure da, ormai da quando ha vinto l'Inter hanno perso totalmente la brocca, hanno perso la brocca, ormai stanno impazzendo e mi piace vedere e mi piace vederli così impazzire perché il ciclo è finito a loro e non accettano questa storia. Adesso siccome non sanno più di che cosa parlare devono inventare tutti i tip di Zang, Oktri, nata somma, pignoramento Oktri rientrerà tranquillamente nel debito e quando finirà esauriremo anche questo argomento, tanto ormai è finita per voi, non avete scala. L'unica cosa che dovete fare è cercare di rivincere sul campo. Dubito che questa squadra di merda che avete fatto con Bangulo a chi ti ha molto, con sei sa, riuscirete a vincere da capo. Dubito, ho i miei seri dubbi che riusciate a vincere da capo. Mi dispiace però. C'è il tempo per pensare come in questo caso e tiro forte, tiro incrociato, tiro lungo linea. Però loro ci credono veramente a quello che hanno fatto, le firme. La raccolta firme, il trattato di Maastricht, la corte d'appello di Bruxelles, sono andati ovunque, ma non hanno risolto un cazzo. Zero. Dico poi, adesso devo fare un collegamento perché insomma lo sappiamo che purtroppo gli Juventini sono fuori di melone. Ci sta un vecchio poveretto, un vecchio panzone che adesso si è messo, siccome di calcio non ha mai capito un cazzo, parla di scienza delle finanze, scienza. Ah, il nuovo Einstein di YouTube, voi lo sapete di che parlo là, non ha bisogno di presentazioni. Volevo
chiarire la faccenda Zanzara ieri. Io non è che ho chiamato la Zanzara, mi hanno chiamato, che è diverso, perché io sono un personaggio più importante di quella ciofeca là, che ormai non lo caga più nessuno praticamente. Mi hanno chiamato e mi hanno detto che cosa ne pensassi delle parole di Cruciani su Foggia. Non è che io, ma chi mi sono telefono, aspetta, tra l'altro Cruciani non ha asfaltato nessuno perché è un ignorante da quattro soldi, non capisce un cazzo, non sa neanche che è Umberto Giordano, che è uno dei più grandi compositori del Novecento, che è nato a Foggia, ed è vero che il conservatorio Giordano è intitolato a Umberto Giordano, quindi siete degli ignoranti. Ma se voi siete ignoranti, come si fa a parlare con un ignorante in materia? Ma se non sono cambi vosa, andrò a vedere su Google, Cruciani è fatta una figura da me, una strafugura da me, io non sono nessuno, c'ha chi ti fatto non mi rompere le palle, chi manda no a fangulo, a strafangulo. Meno male che il video dice esattamente l'opposto, che Foggia abbia dei problemi, è chiaro. 3-0, che Foggia dice che la delinquenza è che si ha, ma stanno da tutti i città i delinquenti, addirittura da di città stanno pure l'omicidio, ma omicidi gravi, ma chi si dovevo... Ma dove è la Borgo Manero, là, quelli che ha acciso madre, padre, figlio, quindi anche io sono molto critico con la mia città, però dico che la Foggia è una città che non serve a niente, da me qua ci sono delle eccellenze, come un musicista che ha fatto la storia, Umberto Giordano, si manca chi è Umberto Giordano, e fanno i giornalisti questi qua, i giornalisti, ma ti rendo conto che figuraccia ha fatto quella lì, una figuraccia, aveva detto solamente... E non lo so, poi andrò a vederci. Ma lo so che non è campo tu, ma figlio mio, almeno a Gioia, Foggia ha avuto la città più bombardata nel 42, quando c'è stata la seconda guerra mondiale, ebbe due medaglie al valor civile. Ma di che stiamo a parlare? Che gente che se no parla, vedi i partiti su Pascal, Tarok, po', non vede manca l'abbonamento, se fanno, che non vede manca i soldi per pagare questo abbonamento. Quindi un scienziato che sto là, che crede che è a me, poi io già l'ho detto, e ti invito a quello scienziato che solo a qui mi banda, che è il più stupido da te, infatti. Però per dissipare qualunque cosa, adesso vi faccio vedere giustamente, dice, ma hai le prove di quello che dici? Certo, io non è che chiamo la zanza, io tengo timba da aperta, mi assento a crucinata, ma ne chiamo, ho aspettato due minuti in linea, e c'è una chiedetta di cibo. Ecco chi mi ha contattato, lo conoscete? Dario Baldi. Dario Baldi è un opinionista di calcissimo, quindi mi conosceva, giustamente, ha detto, ma vedi che succede, ti faccio sentire l'audio, per smascherare il panzone obeso, là. Fai la cura dimagrante che stai incominciando, perché se poi mi incomincio a partire il diso, è meglio che ti stai zitto, perché se incomincio poi non la finisco più, hai capito? La figura di merda l'hai fatta tu, vai a studiare la musica, sei una capra come quell'altro, parla di scienza della capocchia, la nuovo Einstein della minchia. Donato, ma l'hai visto che ha detto Cruciani che Foggia fa schifo, città più brutta, una delle città più brutte d'Italia, ma dovresti intervenire alla Zanzara e dirgli quattro a Cruciani delle sue, poi attacchi Sinner, attacchi tutti quelli che vuoi. Sinner, vedi? Però, cioè, come lo dici te, che cosa si ha offeso anche alla tua città? Vedi, non è che... Allora, questo è Dario Baldi, profilo ufficiale. Lui mi ha mandato i messaggi. Quindi. Donato, ma l'hai visto che ha detto Cruciani che Foggia fa schifo, città più brutta della città? Vabbè, questo è lo stesso messaggio. Merdaccia, Cruciani non sapeva. Ora te lo mando. Mi ha mandato il video. Ma intervieni stasera, ti chiamo, lo attacchi e gliene dici di ogni. Ok, ecco. A che ora? Ti chiamo alle 19 qui, lasciami il cellulare, adesso non ve lo posso mai vedere. Quindi, caro grassone del cazzo, quando parli di musica stai zitto. Secondo... Tu e quella merda di Sinner, speriamo che esplodiate. Tu, se esplodi, è meglio, ti levi davanti al cazzo. Tanto come YouTube sei strafinito da sé. Ormai tifi solo contro l'Inter perché sei una merdaccia juventina. Te lo stai prendendo in culo ogni anno e quest'anno non vincerai un cazzo. Perché sei tornato sotto e devi perdere. Quindi merdaccia juventina. Merdaccia juventina. Spatacchiato dall'altra parte del mondo a fare il coglione a parlare di scena. Non capisci un cazzo di musica, non capisci un cazzo... Che contatti ho io, stai zitto e fatti i cazzi tuoi e non mi rompere più le palle. Se io tifo Sinner contro, avevo i miei buoni motivi, sono cazzi, cazzacci miei. Se io lo agli auguro che si spacchi un ginocchio, sono cazzi miei, non sono cazzi tuoi. Evidentemente mi continui a guardare e a me fa molto piacere, vuol dire che sono ancora nei tuoi pensieri, perché sono molto più forte di te, lo dice la storia. 100.000 iscritti non l'hai fatti neanche all'epoca di Pappagò, non hai mai avuto un silver button in vita tua, io non ricordo, se sono 300 anni che stai su YouTube, non hai preso mai il silver button, io sono arrivato a 105.000, il silver button mio sta là. Bravo Flavio, che c'è anche il supporto della musica.
il tuo non c'è, quindi quelle stronzate che disse io ho il silver bat non c'è, a me ci sono tutte prove, a me sono tutte prove incomputate, ce l'ha la prova, ce l'ha, 100.000 iscritti, donati inglese a cat gli iscritti, li ho fatti regolari, altrimenti YouTube ti toglie gli iscritti e non te lo dà, quindi arriva a 100.000 iscritti, diploma di ingorno francese, ti ho detto, la storia la faccio anche a Foggia. Mi conoscono tutti, mi conosce Piamedee, mi conosce Balde, mi conosce Collovati, mi conosce... Scritto Cruciani mi conosce, da adesso mi conosce anche il buon Cruciani. L'ho mandato a fare in culo, l'ho smerdato praticamente, non capisce un cazzo, come al solito. E ho detto parla di scienze con quell'altro Einstein che è stato dall'altra parte del mondo. Là. E si è sentito toccato, ho offeso il suo amico. Quindi... Ultimo discorso, io non è che voglio offendere Wendino, sta giondaglia qua. Ricordiamoci che io sono un maestro di musica, quindi con la gentaglia non voglio avere niente a che fare. Qua faccio un personaggio fuori dal web, faccio che parlo in Italia, qua parlo in foggiano, per farmi capire. Quindi ieri ho difeso la mia città, mi hanno chiamato, non ho chiamato, ci sono le prove, non me ne fotte un cazzo di quello che dite voi. Quindi non avete proprio, vi smerdo, vi butto la cacca in faccia in qualunque ambito. Quindi con me smettetela perché non avete scampo. L'Inter vi distruggerà il cervello, cari juventini, come se andate a avere secchio, quello che ci spadacchi dall'estero, identità bianco-nero, Peter Pan, Gigio Iu, tributo a capocchio, là. Mo se mi sapere un scienziato a parlare, caro scienziato, io non tengo bisogno di chiamare Zambini, capito? Non tengo bisogno. Stai al posto tuo e subisci le vittorie dell'Inter rosicando e raschiando al più non posso. Ok, quindi mi dispiace che... ve la siate presa, io ho difeso, che succisco? Ve la siate presa per ieri ho strafacciato, poi gliene ho dette quattro, l'ho fatto sentire così, uno che non conosce Umberto Giordano è un ignorante come una canna, non esiste, quantomeno stai zitto, devi stare zitto, dopo lo andrò a vedere, eccelle, Umberto Giordano è il più grande compositore del 1900, nato a Foggia, andate a vedere su Wikipedia, chi è, però, ormai 4-0, quindi se siete ignoranti, mi raccomando, cercate di farvi una cultura, non venite qua perché qua ve le prendete di santa ragione. Chi ha fatto l'arbitro fino a prova contraria, io ho fatto quasi la Serie C, ve l'ho detto, mettetevi la divisa, andate ad arbitrare, se per voi è fatto non lo farete mai, che siete delle capre, e neanche il corso fa, non ve lo fanno passare il corso, ve lo dico io a 15 anni già tenevo la divisa dopo, il corso non lo fate perché siete handicappati e non vi prendo. Quindi mi dispiace per i compagni miei che stanno là, a me mi chiamano, non è che io mi metto il telefono a chiamare, hai capito? Quindi sono stato bella anche se mi quando mi ha chiamato c'è una chitetta qua, tagli chiù, hai capito? Beh, parla di scienze, mo non gioca a canno un cazzo, va a fare mocca a te a Juventus, questo ho detto simpaticamente, va a fare angolo tu a Juventus e Sinner, babù, sempre merda Sinner, ricordo, è sempre forza io, iscriviti al canale, e salutatemi per sì, chi vedete a Biagonere, tutti quelli cesca hanno fatto i cose, archiviata l'Inter, dovete scoppiare! Saranno anni bui per voi.